canzoniere, il cui titolo originale è Rerum Vulgarium Fragmenta, frammenti di cose scritte in volgare, raccoglie 366 componimenti, la maggior parte sonetti che Petrarca andò scrivendo e revisionando nel corso di tutta la sua vita. La versione definitiva fu portata a termine nel 1374, l'anno della morte del poeta. Di essa ci è giunto il manoscritto conservato nel Codice Vaticano Latino 3196, in parte autografa, cioè scritta di proprio pugno dall'autore stesso, in parte dettata dal poeta a un giovane copista. L'opera fu stampata per la prima volta nel 1470 dal tipografo editore veneziano Aldo Manuzio. L'opera poetica più famosa di Petrarca vanta in sostanza tre titoli o tre definizioni. La prima è Rerum Vulgarium Fragmenta, frammenti di cose scritte in volgare. Questo titolo è preannunciato nell'ultima pagina del Secretum, in cui Petrarca afferma di voler raccogliere in un unico libro gli sparsi frammenti della sua anima. La seconda definizione è rime sparse ed è tratta dal sonetto proemiale dell'opera Voi che ascoltate in rime sparse il suono. Nei due titoli o definizioni di Rerum Vulgarium Fragmenta e di rime sparse è chiaro il rinvio all'idea del frammento e alla forma frammentaria e incompiuta dell'opera. Canzoniere è invece il titolo in volgare che già nelle edizioni a stampa del Cinquecento affianca quello originario in latino. Canzoniere è il titolo che si è affermato successivamente perché è stato giudicato più semplice e più coerente con un'opera scritta in volgare. Pertanto, nel titolo con cui anche oggi ci riferiamo all'opera principale di Petrarca, viene meno l'idea del carattere frammentario che per l'autore è invece fondamentale.